Sicuramente rispetto alla rete è molto difficile, infatti uno dei posti dove fanno maggiormente proselitismo sia quelli dell'ISIS, ma in generale il terrorismo è proprio la rete, perché è molto mobile, è facile registrarsi e togliersi, magari togliere degli account, per cui è difficile stare dietro a tutte queste nuove tecnologie. Quello che a me preoccupa molto della lettera comunque che l'Italia manderà della chiusura dei confini è che penso che si stia prefigurando quello che era stato annunciato da una serie di stati circa un mese fa, quello di una mini Schengen, cioè noi rischiamo di rimanere di fatto fuori perché non c'è un controllo dei confini esterni. Non con le posizioni politiche. Voi avete detto l'Austria fa benissimo a fare, ha detto Matteo Renzi, a fare questo muro, altro che il buonismo di Mattarella l'altro giorno. Oggi il governo italiano prende una posizione che dovrebbe piacerci, no? Dice adesso basta, sì, però dovrebbe prendere, diciamo che così non va, sì, che non ci possono lasciare soli. Però, cioè anche nel semestre europeo di fatto Renzi non ha portato a casa niente, perché anche le quote quelle di dividere i profughi che erano arrivati in Italia è stato di fatto un fallimento, come noi avevamo detto. È arrivato Corradino Mineo, benvenuto, ben trovato Corradino. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Per cui temo che una lettera sia veramente poco, cioè quando noi dobbiamo imporre a questo Europa, se Europa ci vogliamo chiamare, di difendere i confini esterni, perché altrimenti è normale e fisiologico che gli stati inizino a chiudere i loro per poter difendere il loro territorio.